Io sono Gian Ernesto, abito attualmente a Emaville, ma arrivo da Châtillon come origine. E ho iniziato a scolpire da piccolo, quando avevo 8 anni. Ho fatto un piccolo corso di scultura proprio che allora veniva organizzato in comune direttamente dalla scuola a Châtillon. Lo teneva una persona che si chiamava Salvetta, adesso il nome non mi ricordo più, ma era già uno scultore. Un bravo scultore di allora, no? Dopo aver fatto questo corso, avevano fatto una sorta di concorso, una cosa così, con una piccola premiazione finale che faceva contenti tutti i bambini allora. E però diciamo che per me è rimasta un attimino l'idea della scultura, mi è rimasta da allora, da bambino. Faccio questa cosa non proprio come primo lavoro, io lo faccio come secondo lavoro, però lo faccio diciamo con entusiasmo, lo faccio proprio per il piacere di farlo, ecco. A me sia la fiera estiva che la fiera invernale le ho fatte tutte praticamente da quando ho cominciato, non sono mai mancato e penso di continuare a farlo avanti, andare avanti a farlo, ecco. Io diciamo che col passare del tempo ho perso anche un po', diciamo, il vincolo economico mi interessa poco, insomma, ecco, quindi non ci vado tanto per vendere o per quanto proprio per il piacere personale di andarci, ci vado veramente con entusiasmo a fare la fiera, ecco. E quindi anche quello che porto come lavori sono lavori che con l'andare del tempo sono sempre più diventati lavori che faccio forse ancora più per il piacere mio di farli che non per portarli poi in esposizione. Ovviamente esporli poi diventa una cosa importante perché ti dà un po', insomma, sentirsi dire bello, brutto, e così è anche importante quello, però insomma essenzialmente lo faccio proprio per il piacere mio personale, ecco.